A salutare gli ospiti che sono qui questa sera nel nostro salotto. Anche lei è un'amica che torna a trovarci ed è un piacere davvero molto molto grande dare il benvenuto a Maddalena Lonati. Lei è una scrittrice, ma è anche una grandissima esperta di gioielli d'epoca. Quindi questa sera continueremo, diciamo, un discorso davvero molto importante. Parleremo di pietre preziosissime, Sì, oserei proseguiremo a dire. parlare dei diamanti, questa pietra così amata e così Che desiderata. tutte, insomma, tutte noi vorremmo sicuramente ricevere in regalo, quindi incominciamo a Scopriremo altri conoscerle meglio, così aspetti. poi sapremo magari apprezzare ancora di più laddove potessimo. Bene, quindi a più tardi con Roberta, invece ora ritorniamo in studio e soprattutto ritorniamo a parlare di pietre preziose, quindi lo facciamo ovviamente con Maddalena Lonati, che è un'esperta di gioielli antichi e preziosi. Insomma, ci avevi già aperto qualche tempo fa una panoramica sui diamanti, sul loro valore, ce li avevi un po' descritti come talismano, come ovviamente pietre molto belle. Oggi Certo. come vengono interpretati? Sì, infatti la precedente volta mi ero soffermata maggiormente sugli aspetti simbolici del diamante e ho raccontato un po' degli aneddoti e delle leggende ad esso collegati. E dobbiamo comunque considerare che un tempo il diamante era esteticamente molto diverso da come siamo abituati a Cioè, in che vederlo senso, oggi. com'era? E proprio a causa della sua estrema durezza non si era in grado di tagliarlo e quindi non aveva la luminosità che oggi conosciamo e che amiamo così tanto. E allo stato naturale il diamante si presenta come un ottaedro abbastanza opaco e bisogna appunto considerare che sino al 1400 ci si limitava semplicemente a lucidare il diamante quando si trovava, dopodiché si incassava ingabbiandolo in montature molto pesanti che venivano chiamate montature a notte, in quanto la luce non filtrava né dal perimetro né dalla base dell'anello e quindi da questo anello spuntava semplicemente la punta del Quindi, diamante. come dire, la luminosità, la brillantezza che apprezziamo oggi, Era in quell'epoca era inesistente, del tutto completamente. inesistente. Infatti, addirittura alla base del castone veniva inserita una sottilissima lama d'argento proprio per cercare di conferire un minimo di luminosità e di riflessi al Addirittura. diamante, addirittura qualcosa di incredibile oggi. Infatti il nostro Enzo subito dice, insomma, anche allora in qualche modo Imbrogliavano. In qualche modo si tentava E poi che sicuramente. cosa accadde ad un certo punto? Ma guarda, innanzitutto bisogna ricordare che appunto era qualcosa di scuro come pietra, come possiamo vedere in alcuni quadri del periodo, ad esempio in una tavola botticelliana molto famosa che è Palladio del Centauro e anche in tanti altri quadri che sono stati dipinti all'epoca. Però a un certo punto finalmente si iniziò a poter tagliare diamanti e quindi valorizzarli. E inizialmente si tentò con il taglio a tavola. E questo praticamente aveva un'ampia superficie piana e nient'altro, Ma quindi erano tentativi o già si sì. intuiva la possibilità di ottimizzare, insomma, la Già si lucentezza? intuiva, sicuramente la potenzialità di questa magnifica pietra, però gli studi ottici non erano ancora così approfonditi e soprattutto non vi era del materiale tecnico Tra l'altro abbiamo sufficiente. anche delle immagini, in questo momento la regia ce le sta mandando, insomma io Sì, vorrei questo è tanto magnifico, ricevere questo è il una Millennium pietra come Star questa, credo non mi accadrà eccezionale. mai. Chi sono Comunque i per ora grandi guardiamola. esperti al mondo di taglio di diamanti? Ma si trovano soprattutto ad Anversa e ad Amsterdam, infatti ne avevo parlato nella Come precedente mai questo? puntata, perché si erano trasferiti lì i tagliatori ebrei che sono È mano loro, specializzati infatti. e quindi sì, infatti il commercio principalmente Commercio, mano sì. loro, perciò si è sviluppata proprio in quella zona. Quindi se vogliamo acquistare ancora oggi una pietra di un certo tipo, dobbiamo andare là. Lì c'è un'ampissima scelta, Molto sicuramente. bene. Comunque, tornando ai tagli, si sono fatte poi altre prove, ovviamente. Si è passato al taglio semplice antico che aveva aggiunto 18 faccette, e quindi il diamante iniziava un po' A di più, a brillare un po' di più. brillare sicuramente. Dopodiché, nel corso del 1600, con degli studi approfonditi, si è arrivato al taglio a cuscino. Ma il taglio brillante arrivò solamente nel 1650, questo grazie al veneziano Vincenzo Perruzzi che inventò questo magnifico taglio, che poi nel corso degli anni ovviamente è stato migliorato, perfezionato,
e che tuttora è sicuramente il taglio più amato e più diffuso. E questo perché, immagino, perché insomma valorizza moltissimo la pietra, e infatti è proprio per questo motivo che molto spesso erroneamente i diamanti vengono chiamati comunemente brillanti, cosa che in realtà è sbagliata, perché brillante è solo il nome di un taglio che potrebbe essere applicato in realtà anche ad altre pietre. Quindi una precisazione direi anche molto importante. Certo, infatti, perché il nome vero è diamante, brillante è proprio la forma che conosciamo più comunemente, quindi in un certo senso coincide. Quindi chiediamo dei diamanti. Sì, infatti, chiediamo dei diamanti. Ecco, tra le altre cose, proprio a proposito anche di queste immagini bellissime, del racconto che ci hai fatto, noi siamo ovviamente abituati a vedere questa fase finale, questa meraviglia di queste pietre, però insomma per arrivare ad averle così meravigliose, insomma bisogna andare a cercarle, ad estrarle. Sì, prima trovarle, ad estrarle ovviamente. Allora, i primi diamanti furono trovati circa 4.000 anni fa in India, mentre l'estrazione moderna che prosegue tuttora riguarda il Sudafrica, però iniziò solamente verso la fine del XIX secolo. Quindi per lungo tempo l'estrazione diamantifera riguardò solamente l'India, ma è solamente nel corso del 1600 che, grazie al gioielliere, viaggiatore e tavernier che lavorava per Luigi XIV, vennero scoperte anche per l'Occidente le miniere situate nella parte ovest dell'India, e quindi le grandi repubbliche marinare, Venezia e Genova, iniziarono a trattarle per poi esportarle un po' ovviamente in tutto il mondo. Quindi un grande commercio, certo, anche per queste pietre. Certo, assolutamente. Poi però cambiò un po' la situazione, in quanto nel 1725 vennero scoperte delle miniere anche in Brasile, e quindi si iniziò ad estrarre anche lì diamanti. E questo fu un fatto del tutto casuale, come capita talvolta, assolutamente. Infatti vi erano dei cercatori d'oro in quella zona, dei cercatori d'oro portoghesi, che durante le loro pause di lavoro giocavano sovente a carte e usavano come fish dei ciotoli. Si scoprì poi che erano dei diamanti questi ciotoli. Insomma, che dire, assolutamente un fatto straordinario. Assolutamente, insomma. E da lì ovviamente si iniziò ad estrarre, il monopolio era in mano ai portoghesi, che ovviamente abitavano in quella zona, e proprio per questo si arricchì moltissimo la corona portoghese con questi gioielli molto importanti. Poi a un certo punto si esaurirono anche le miniere brasiliane, e quindi si passò ad usufruire di quelle del Sudafrica. Quindi insomma, pietre che si trovano nei continenti più lontani, in Europa ci sono, c'è la possibilità di trovare queste pietre? Assolutamente no, purtroppo, perché ci stai citando appunto l'Asia, l'Africa, l'America purtroppo, del Sud, ma l'Europa no. No, oggi bisogna assolutamente riferirsi alla produzione del Sudafrica. Bene, Maddalena, io per ora ti ringrazio, poi riprende...